3 Dubai, 4 Delacroix Fund, 5 Don't Explain, 6 Damir SP, 7 Dotti Jet. In seconda fila 8 Dante 3B, 9 Dortmund Cass, 10 Della Vega Zen, 11 Dr. Sun, 12 Diamic, 13 Darkness, 14 Dunin's Boss. In terza fila 15 Doringo Rab, 16 Donata Del Pino. Seconda corsa di Palermo, in pista 16 3 anni, mai vincitori in carriera, favori per il 13 di Darkness, l'1 di Deborah Grad ed il 10 della Vega Zen. Stacco della macchina, si parte di galoppo della Croix Font. Numero 4 squalificato. Ed è Dubai che assume il comando nei confronti del numero 1 di Deborah Grad, mentre arriva sparato all'esterno Dotti Jet, che sfonda in poche battute e si installa al comando con in sedia lo salvo cintura. Massimo Zanga, numero 8 squalificato, non pone indugi e subito punta in avanti, addirittura numero 7 squalificato, per cercare di portarsi sui primi, ma sulla sua strada trova Della Vega Zen, forse l'avversario più numero 11 squalificato. Della Vega Zen con Luciano Messino Junior riesce in una manovra tutt'altro che semplice, sfondando in poche battute ed installandosi al comando. A questo punto è diventata molto difficile per il Darkness, che se la deve costruire all'esterno. Fra l'altro si è andati forte, 45 scarsi da 1.14.8 ai primi 600 metri, e Darkness deve, gioco forza, giocarsela a viso aperto all'attacco nei confronti della Vega Zen. Dietro i due c'è sempre Dubai, ma anche Deborah Grad è là vicina, ha preso la scia di Darkness. Dunque, numero 6 squalificato. Tre più attesi, l'1, il 10 e il 13 sono nelle prime posizioni insieme a loro Dubai, e ci avviciniamo al passaggio del primo chilometro che adesso Darkness e Della Vega Zen raggiungono 1.16.4. Andatura quindi in linea con le possibilità della categoria. Insiste Darkness, reagisce Della Vega Zen, le due sono in lotta, dall'impressione di essere davvero molto combattiva Darkness, ma Della Vega Zen continua a resistere, e dietro di loro c'è in agguato numero 15 squalificato Deborah Grad, e cala Della Vega Zen, deve dare via libera all'attaccante Darkness, che però adesso dovrà guardarsi dal finale di Deborah Grad. Conclusione della corsa con Darkness stanca ma ancora in avanti, prova ad insinuarla Deborah Grad, resta in quota anche Della Vega Zen, sbaglia Deborah Grad e vince alla grandissima veramente Darkness, tutta strada di fuori o quasi, un tempo di poco superiore all'1.15 per una vittoria squillante dell'allieva di Giuseppe Zanca, guidato da Massimo Zanca. I colori sono quelli del signor Giuseppe Calafiore. Della Vega Zen ha dato la sua linea, ottima la sua prestazione, un secondo posto che sicuramente gratifica questa allieva di Giuseppe Messineo, e a sorpresa il terzo posto di Dubai, che è partito forte, è rimasto in quota fino in fondo. Quindi in numeri 13-10-3 l'ordine d'arrivo da confermare della seconda corsa di Palermo.